Martedì 8 ottobre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale di Primo Mattino per questo ultimo contenuto da casa. Sono in partenza per una mia trasferta di lavoro, quindi ci rivedremo da altra location, come vi ho anticipato nel precedente contenuto, ma intanto ora si viaggia verso la risoluzione e su una cosa avete ragione e quindi commentiamo in questo contenuto quello che vi ho appena detto. Prima di farlo, come sempre, mi raccomando, se non siete iscritti al canale YouTube, io vi invito a farlo, è gratuito. Iscrivetevi, azionate la campanella di notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando possa essere stata di vostro gradimento. Intanto è arrivata l'ufficialità ieri della sentenza del TAS per quanto riguarda il ricorso presentato da Paul Pogba attraverso i propri legali, quindi la squalifica è ufficialmente ridotta da 4 anni a 18 mesi, il che sta a significare che Paul Pogba da gennaio può ricominciare ad allenarsi e l'11 di marzo 2025 potrà disputare la sua prima partita ufficiale con il suo club. Il suo club. Quale sarà il suo club? Beh, dunque, quando vi ho raccontato della notizia che era rimbalzata dall'Inghilterra, di quella che appunto oggi è una sentenza ufficiale e resa nota anche alla Juventus, vi avevo detto che il giocatore, chiaramente vedendosi ridotta la squalifica, sarebbe stato fondamentalmente nelle condizioni diverse rispetto a quelle attuali, quindi di rivedere il suo reintegro contrattuale, diciamo così, perché come ben sapete Pogba era stato posizionato al minimo salariale per quelli che sono i contratti minimi per i professionisti di Serie A, circa 2000 euro al mese, e quindi quello poteva essere anche un problema per quanto riguarda la Juventus, perché nonostante il decreto crescita è un giocatore che va a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Bene, in tanti mi avete chiesto, ma non può comunque la Juventus procedere per giusta causa? Non può la Juventus comunque disfarsene, liberarsene? Ho visto che la stragrande maggioranza di voi è per il non ritorno di Paul Pogba. Io, per quanto lo abbia amato, credo che ormai sia opportuno e giusto voltare pagina. Ci ho sperato tantissimo nel suo ritorno. Quando tornò, fui tra i milioni di tifosi collegati all'applicazione Flyradar per seguire il volo che avrebbe riportato Paul Pogba da Manchester a Torino, o meglio, in quel caso, se non sbaglio, lui si trovava a Miami, quindi il volo transoceanico da Miami fino a Torino. Felicissimo del suo ritorno, ma è inutile girarci attorno per quello che è stato diciamo il suo Pogback 2.0, direi che possiamo definirlo totalmente sbagliato e fallimentare. Detto questo, credo sia giusto e opportuno voltare pagina, cosa che vi confermo rispondendo ai tanti di voi che mi hanno scritto e chiesto anche sui altri miei social, sul mio blog, su Facebook, privatamente, su come procederà la Juve se c'è la possibilità di vedere Pogba in questo centrocampo, seppur magari a partita in corso. No, mi è stato detto proprio ieri che la Juventus ha tutte le intenzioni di procedere comunque per giusta causa, vuoi perché insomma io credo che la Juve abbia ormai indirizzato tutte le sue mosse pensandosi senza Paul Pogba, vuoi perché ormai è un giocatore che non offre più determinate garanzie, con un contratto tra l'altro molto oneroso e di cui la Juventus, forse è brutto dirla così, ma vuole disfarsi anche alla luce di quello che è appunto una giusta causa, perché è vero che la squalifica è stata ridotta da 4 a 18 mesi, ma resta pur sempre una squalifica di 18 mesi per un tuo tesserato che, avendo infranto quelle che sono le regole antidoping, seppur magari in buona fede o per negligenza in senso di disattenzione, di troppa leggerezza o sufficienza, resta il fatto che la Juventus può procedere per giusta causa e così farà. Quindi si arriverà a una risoluzione del contratto. Paul Pogba non vestirà più la maglia bianconera, la Juventus non dovrà più sopportare quel contratto così oneroso. Si tratta semplicemente di attendere, di capire in che termini
Il tutto verrà definito perché non è da escludere chiaramente che la risoluzione avvenga poi in maniera anche consensuale, nel senso che io credo che lo stesso Paul Pogba abbia capito che probabilmente per lui può esserci un futuro altrove, ricostruirsi una sua diciamo ultima parte di carriera, seppur a scartamento diverso rispetto a quello che è stato il Pogba che noi conoscemmo a Torino, forse ha capito che non potrà farlo lì alla Juventus e quindi vediamo, atteniamo gli sviluppi, ma Paul Pogba non sarà più un calciatore che vestirà la maglia della Juventus, nonostante la squalifica ridotta che lo porterà a diciamo calcare i campi in termini ufficiali a partire dall'11 marzo 2025. Poi c'è una cosa su cui avete ragione e siccome mi piace confrontarmi, mi piace esprimere il mio parere, leggere i vostri commenti, che molto spesso vanno anche contro quella che è stata la mia espressione di un pensiero, però su una cosa devo riconoscere che voi avete ragione perché io, tornando un passo indietro al pareggio di domenica contro il Cagliari, tengo a sottolineare ancora una volta che la Juve è principalmente deve fare un mea culpa, è responsabile essa stessa della non vittoria e che non si può colpare il pareggio alle decisioni arbitrali dell'arbitro Marinelli. È altresì vero, e questo va detto e per questo vi dico avete però ragione, che su Savona quello che apparentemente sembrava un contatto di spalla e quindi non punibile col calcio di rigore, rivedendolo sembrava essere probabilmente se l'avessero fischiato ci poteva stare, in realtà avendolo rivisto bene, confrontandomi anche con altre persone, beh effettivamente quello era un calcio di rigore che sarebbe stato da assegnare alla Juventus, seppur non direttamente dall'arbitro perché magari mal interpretato diciamo, l'esecuzione di Luvumbo nei confronti di Savona. Beh, sicuramente sarebbe stata da assegnare poi con il VAR. E su una cosa, come dicevo, avete ragione perché io in passato, e qui lo dico a tutti coloro i quali magari non si sono trovati in linea con quello che è stato il mio pensiero, e soprattutto alcuni mi hanno anche accusato di essere filosocietario. No, forse mi seguite da poco, non mi avete seguito in passato. Io ho sempre su questo canale portato avanti una battaglia contro le ingiustizie nei confronti della Juventus, sottolineando le porcate spesso fatte dagli arbitri nei confronti della Juventus e quindi invocando che la società avrebbe dovuto cominciare a far sentire la propria voce, che non significa andare a sbattere i pugni sui tavoli istituzionali, ma semplicemente porre un dirigente rispettabile davanti ai microfoni per far capire che è ora di finirla con tutti gli errori che sono stati commessi e che vengono reiteratamente commessi ai danni della Juventus. Ora però in questo specifico caso della partita contro il Cagliari devo dire che per quanto questo errore mi salga agli occhi in maniera così evidente solo successivamente e avendolo commentato, sì, ma non lo ritenevo così clamoroso. E tuttora reputo che ci siano stati episodi ben più clamorosi ai danni della Juventus non rilevati dal VAR. Devo dire che la Juventus, e qui torno a fare l'avvocato, tra virgolette, difensore del popolo bianconero che invoca una Juventus meno silente e più, diciamo, con maggior pretesa di massimo rispetto per se stessa, ma anche per i suoi milioni di tifosi, a sottolineare appunto che sarebbe opportuno che di fronte a queste situazioni qualcheduno si facesse sentire. Va da sé che non è per una Juve, a mio modo di vedere, ma questo è un giudizio mio che non vale assolutamente nulla, è semplicemente un voler non accampare la mancata vittoria ad una scusante riferibile all'arbitro che ha sbagliato, a mio modo di vedere, in maniera clamorosa sull'espulsione. Perché in quel caso l'ho ribadito più volte, lo continuo a sottolineare, puoi non concedere il calcio di rigore, ma mai ammonire per la seconda volta con Seisau, che comunque aveva avuto una mano appoggiata sulla spalla in velocità, a differenza di stazza, di velocità, poteva esserci stata anche una causa di sbilanciamento e quindi mai ammonirlo per simulazione. Sul rigore, ribadisco, avendolo rivisto, è sicuramente un errore, ma credo che la Juve in primis debba recitare mea culpa per non aver vinto quella partita, per averla pareggiata, per averci
cestinato alle ortiche, gettato al vento tre punti che sarebbero stati fondamentali. È vero, come tanti avete detto, e questo lo confermo, che a volte il calcio è fatto di episodi e quindi l'episodio del calcio di rigore, se assegnato, probabilmente poteva cambiare le redini della partita, le sorti della partita. È altresì vero che, come dico, a volte trovare le scuse e accampare la scusa della non vittoria esclusivamente a quell'errore arbitrale è da perdenti. Siccome la Juve, io credo che si stia ricostruendo e abbia intrapreso il percorso esattamente perfetto, esattamente giusto, per tornare ad essere una squadra vincente e temibile, non deve piangersi addosso, però che i dirigenti devono cominciare a far sentire educatamente la propria voce davanti ai microfoni per andare contro quelle che sono certe decisioni arbitrali, sono d'accordo assolutamente con voi. Per questo vi dico che avete ragione. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, fino alla fine. Ciao.